E io dico difesa del nostro corpo. Il primo territorio da difendere siamo noi, il nostro corpo. Noi siamo l'acqua, a proposito. Il 12 giugno andiamo a votare contro il nucleare, cioè per dire sì all'abrogazione della legge del nucleare del governo, per dire sì ai due referendum sull'acqua. Ma noi siamo l'acqua. Noi siamo per l'80% acqua, difendiamo la nostra vita, il nostro corpo e quello dei nostri figli quando difendiamo questo territorio. E poi certo c'è il territorio fisico dove viviamo, dove è la nostra casa, dove è la nostra scuola, dove è la scuola dei nostri figli. Questa è la difesa del territorio. E tutte le volte, se ci mettessimo nell'ordine di Dio, che tutte le volte che cercano di imporci qualche cosa, noi ci organizziamo per difenderci e glielo impediamo con tutte le forze di cui abbiamo. Disponibilità. Certo, bisogna organizzarsi in 2 tra i tanti, perché in 2 non lo puoi fare, in 2 sarai sconfitto, ma in 1000 non sarai sconfitto. E quindi dobbiamo pensare alla democrazia del futuro in termini, io uso questa parola, di sopravvivenza. La difesa della nostra sopravvivenza, che è il diritto fondamentale dell'uomo, quello di esistere. E invece ci stanno attaccando proprio sul nostro diritto di vivere. Ecco il punto che dobbiamo ben capire. La crescita nella quale noi tutti siamo nati e abbiamo vissuto è finita. Anche qui. Qualcuno, queste cose so che voi non le avete sentite mai, o perlomeno le avete lette da qualche parte, perché siete già un pubblico raffinato. Voi siete degli intellettuali, lo dico sempre, perché è il mio. Voi siete degli intellettuali, allora provo a provare. Perché siete qui, perché tutti gli altri sono davanti alla televisione. Quindi voi siete una categoria speciale, lo dico non per fare un complimento, ma anche per fare una battuta, lo dico perché voi siete i primi a dover sapere che i milioni che stanno fuori da qui non sanno. E queste cose bisognerà dirgliele. E sarà un compito difficile perché non sono cose piacevoli. Perché quello che sta avvenendo toccherà la vostra vita innanzitutto. Ma soprattutto avverrà nella vita dei vostri figli. Non c'è altra alternativa, proprio davvero non c'è alternativa. Naturalmente bisogna capire perché e bisogna capire appunto come difendersi. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo, e questo fa parte dell'analisi di alternativa. Alternativa nasce per questo, se no a questo servirebbe, se non per dire queste cose. Guardate, per mettervi in guardia, guardate che sta arrivando un tsunami, ma non un tsunami di mare. Lo tsunami grande che travolgerà tutte le nostre abitudini, travolgerà tutto il nostro modo di pensare, di divertirci, di muoverci, di amare, di associarci. È finito lo sviluppo. Lo sviluppo non si può più estendere. Intendo dire che naturalmente ci saranno alcuni paesi che si svilupperanno e molto, ma noi non ci svilupperemo. La crescita, così come è stata concepita, è arrivata al suo punto terminale. Qualcuno potrebbe dire, e come fai a dire? Tutte le forze politiche ci dicono il contrario, che domani dobbiamo ricominciare a crescere, che il prodotto interno lordo deve continuare a crescere, anzi che la crisi è quasi finita e domani si ricomincia da capo come prima. Tutti coloro che vi dicono questo sono dei vostri nemici. Non importa come siano collocati. Non importa se sono a destra, a sinistra, a centro-sinistra, a estrema-sinistra, a estrema-destra. Tutti coloro che dicono che bisogna ricominciare a crescere sono i vostri nemici personali. Non votateli più, in nessun caso. Questa è la cosa da tenere presente. Perché? Perché la crescita è impossibile. E chi vi dice che bisogna ricominciare a crescere, vi dice di andare diritti a farvi spaccare la testa contro un muro di cemento. Possibile, non possibile, non sto esagerando per niente. Vedete, la questione è molto semplice, che se tu pigli tutti gli aspetti che stanno sulla scacchiera della nostra vita, si vede, si può calcolare. Per esempio, il petrolio. Quanti di voi sanno, e voi che siete tra i meglio informati, quanti di voi sanno che il picco del petrolio è già stato raggiunto? Sapete cos'è il picco del petrolio? È il massimo della produzione petrolifera. Su questo pianeta. Picco vuol dire che abbiamo già raggiunto il picco 5 anni fa, non mi dire, 5 anni fa. E da adesso in avanti, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
si scende, non si salirà più, non si salirà mai più, perché quando il petrolio è finito non ce ne sarà altro per i secoli dei secoli, per tutto il futuro dell'uomo, perché il petrolio si è creato una volta sola durante il periodo carbonifero e basta, e ci sono voluti 16 milioni di anni per fare il petrolio che oggi stiamo bruciando a ritmi forsennati tutti i giorni, salendo in automobile, schiacciando l'acceleratore. Quando ce n'è? Quando non ce n'è più? Non ce n'è più. Poi ci sarà il gas, bene 2, poi ci sarà il carbone, bene 3. Quando finisce il petrolio, il gas e il carbone, fine. L'energia su cui è basata la nostra vita attuale, la luce, il riscaldamento, tutto quello che possiamo intorno a noi, non è infinita. Ci hanno detto che è infinita, continuano a dirci che è infinita, ma mentono per la gola, è invece finitissima e sta finendo. E quando finirà, anzi molto prima che finisca, il prezzo di questa energia diventerà così alto che sarà insostenibile. Un litro di benzina costerà 500 euro, molto presto, peraltro, non fra 200 anni, nel corso della vostra vita questo avverrà. Allora che dobbiamo fare? Facciamo l'uranio, facciamo le centrali, tanto le centrali sono infinite, vero o falso? Falso, perché l'uranio, anche l'uranio è finito. Se dovessimo usare tutto l'uranio per fare le centrali nucleari, soltanto i francesi ce ne hanno 55, tra l'altro li voglio vedere i francesi, che hanno 55 centrali che sono tutte invecchiate e adesso dovranno ristrutturare tutto il parco delle loro centrali nucleari. Li voglio vedere, 50 centrali nucleari. Se c'è qualcuno che sta male in Francia, in Europa in questo momento sono proprio i francesi, perché hanno costruito tutte queste centrali. Quanto ci metteranno a smantellarle? Quanto spenderanno per smantellarle? Lo sa qualcuno? Nessuno sa quanto costa. Smantellare una centrale nucleare costa di più che costruirla. E aggiungo, non solo costa di più, ma non si smantellerà mai più. Ecco un'altra cosa che quasi nessuno si rende conto. Le centrali nucleari sono delle bombe che restano lì per vita eterna. Non si possono più smantellare, perché ci sono residui radioattivi che possono durare intorno ai 70.000, 150.000 anni. Come facciamo? Le smontiamo a pezzettini, le tagliamo a pezzettini. Sì, l'idea è questa, smontare, tagliare a pezzettini, ma proprio a pezzettini piccoli come questo coso, no? E poi metterli dentro dei contenitori, ma questi resteranno radioattivi. Resteranno radioattivi per 150.000 anni, per tutte le generazioni del mondo. Noi esistiamo su questa terra da quanto? Più o meno, grosso modo, 25.000 anni. 25.000 anni, tutta l'umanità, tutta intera, da quando ci siamo alzati sui due piedi e ci siamo resi verticali, abbiamo alzato la testa e la fronte. Sono 25.000 anni, grosso modo. Bene? Bene, per 150.000 anni noi prendiamo oggi delle decisioni che riguarderanno tutto il futuro dell'uomo per i secoli dei secoli, per 400 generazioni. E chi è che misurerà i costi del mantenimento di queste centrali, dei loro residuati? Una follia completa. E in ogni caso l'orario non basterà. E oggi ho detto due. Petrolio, uranio, petrolio, gas, carbone, cioè idrocarburi, uranio, e poi? E supponiamo pure di continuare a crescere come ci è stato detto e come abbiamo fatto fino ad ora. Se continuiamo a crescere, a bruciare a questi ritmi, supponiamo che sia possibile, non sarà già più possibile come vi ho detto, ma supponiamo che qualcuno cerchi di farlo, e qualcuno purtroppo c'è che cerca di farlo. Supponiamo di continuare a bruciare così. Se le cose continuano così, noi immetteremo nel corso dei prossimi 2-3 anni qualcosa come 70 miliardi di tonnellate di anidride carbonica nell'atmosfera terrestre. E questo vuol dire che la temperatura del pianeta si innalzerà di 2, 3, 4, forse 5 gradi centigradi. Se la temperatura del pianeta si innalza di 5 gradi centigradi, anche di 4, noi andiamo di fronte a degli sconvolgimenti quasi inimmaginabili, ma non sto facendo, anche qui vorrei che fosse chiaro, non sto mica facendo della futurologia a buon mercato, le cose che vi sto dicendo sono già in atto, si sta sciogliendo la calotta polare artica, si sta sciogliendo la calotta antartica, si sta sciogliendo l'intera copertura di ghiaccio della Groenlandia, si stanno sciogliendo i ghiacciai dell'Himalaya.
Non è mica una cosa futuribile che avverrà forse, chissà quando. Tutto questo avviene nel corso dei prossimi 20 anni. E che cosa ne sarà della corrente del Golfo? Che cosa ne sarà della temperatura del mare, del livello del mare? Siamo vicini a Venezia, guardate che questa ipotesi significa che Venezia va sott'acqua. E non ci sarà mosa per attendere. Non ci sarà mosa. Perché per far fronte ai cambiamenti che ci saranno nel clima del pianeta ci vorranno, sono stati calcolati, ci vorranno migliaia di miliardi di euro per parare i colpi di quello che sta per avvenire. Tutto questo è già stato calcolato. Non è che sono delle previsioni generiche, perché abbiamo una tecnologia e capacità di calcolo sufficienti e tali che ci possiamo permettere di sapere in anticipo un pochino di quello che accade nel futuro.